Si è trattato di una tragedia politica, ma anche e soprattutto umana. In molti casi, questa esperienza tragica ha lasciato degli strascichi anche sul piano della salute di molte persone. Alcuni sono morti, non solo i suicidi, ma anche molti che sono stati poi colpiti da malattie gravi e quindi sono morti per depressione, per gli effetti negativi di questa tragedia che li ha colpiti. Quindi diciamo che da questo punto di vista sicuramente Mani Pulite è una fase, diciamo così, tragica della vita democratica del paese. Poi la valutazione che va fatta è questa, per quelli che ci ascoltano, in 30 anni le cose sono cambiate, le cose sono migliorate, la corruzione è scomparsa. L'assenza dei partiti ha prodotto dei miglioramenti o dei peggioramenti della vita democratica? Allora, le risposte a questi quesiti sono tutte negative, purtroppo, e sono negative perché la vita democratica si è impoverita, il livello della classe politica è sceso enormemente e oggi prevale l'ignoranza, prevale l'inesperienza. Siamo governati in molti casi da scriteriati, un Parlamento che recentemente ha dato prova della propria incapacità nell'occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica ha confermato questo giudizio e naturalmente la corruzione non solo non è stata colpita, non è stata ridotta, ma è addirittura aumentata. Non solo, ma diciamo le devastazioni che Mani Pulite ha prodotto nel mondo della giustizia, nell'ordine giudiziario, le tocchiamo ogni giorno con mano, a prescindere dai libri di Palamara e da tutto quello che viene fuori, che sta venendo fuori da Milano, a Roma, a Napoli e in altre realtà, noi sappiamo che oggi non c'è una giustizia che si può definire giusta e non c'è nemmeno una magistratura libera, completamente libera, perlomeno in alcune sue minoranze, che garantiscano il cittadino nell'ottenere questo servizio fondamentale della vita democratica di un paese. Lei insomma mette in evidenza proprio quelli che sono stati poi i problemi che sono venuti fuori, perché si voleva migliorare la politica, ma la politica, da quello che lei sta dicendo, è peggiorata notevolmente. Si voleva magari eliminare la corruzione, ma quella corruzione forse, secondo lei, è giusto dire che è stata addirittura, cioè si è resa ancora, è ancora più diffuso il fenomeno? Guardi, io non intendo assolutamente negare che nella cosiddetta Prima Repubblica ci fossero distorsioni e anche molte degenerazioni. Il sistema politico era finanziato dal finanziamento illecito per una serie di ragioni che qui sarebbe lungo, riassumere, ma che naturalmente ne basti una. Vivevamo in un contesto politico di guerra fredda, prima dell'89. C'era una situazione internazionale che ci vedeva schierati da una parte, avevamo il più forte partito comunista d'Occidente che era collegato strettamente a Mosca anche per i finanziamenti, come è stato accertato, come ha dichiarato un suo esponente importante, per esempio l'onorevole Armando Cossutta, e come hanno riconosciuto gli stessi comunisti più onesti e seri. Quindi c'era una situazione che era una situazione profondamente irregolare e illegale, che andava cambiata, andava modificata, andava eliminata assolutamente dopo la caduta del comunismo e dopo la fine della guerra fredda. Ma un conto è cambiare, un conto è riformare, un altro conto è distruggere attraverso la criminalizzazione di un sistema democratico che poi coincide con la criminalizzazione di una fase storica importante del secondo dopoguerra che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 93, 94, 95, in cui praticamente come dire, il giudizio che viene emesso e che colpisce la pubblica opinione è che è una democrazia criminale, il che non è assolutamente vero, ed è tutto falso e tra l'altro nega una condizione di evoluzione, di modernizzazione del paese che è stata straordinaria, perché le macerie del dopoguerra ce le siamo lasciate alle spalle, diventando, soprattutto poi con il governo Craxi, uno dei paesi più importanti e più forti dell'Europa. Quindi, diciamo, da un punto di vista politico è evidente che è stata una tragedia, da un punto di vista giudiziario non ha portato alcun risultato se non quello di degenerare
alcuni comportamenti di alcune procure nei confronti del mondo politico, nel mettere la giustizia, il giudiziario contro gli altri poteri costituzionali dello Stato e creare una situazione di disagio che oggi speriamo di risolvere prima con la riforma Cartabia, che è un primo timido passo, e poi soprattutto con i referendum che sono stati proprio ieri ammessi e sui quali andremo a votare tra il 15 aprile e il 15 giugno di quest'anno. Quindi, come vede, è una situazione che ha creato danni enormi complessivamente alla democrazia del paese, e quindi adesso è difficile poi venirne fuori, perché naturalmente i partiti non esistono più, perché c'è stato il genocidio dei socialisti, perché c'è stata la eliminazione di una parte del campo moderato, soprattutto quello legato al popolarismo cattolico, cioè mi riferisco alla parte della DC, non alla sinistra DC, alla parte della DC che diciamo, è stata particolarmente colpita, perché poi naturalmente tutta questa vicenda dobbiamo anche ricordare che sono stati colpiti diciamo, alcuni partiti, il Partito Socialista, i partiti di governo del famoso pentapartito dell'epoca, del centro-sinistra dell'epoca, ma è stato trattato con i guanti gialli una parte della Democrazia Cristiana legata alla sinistra DC e il Partito Comunista nel suo complesso, tranne qualche piccola eccezione. Quindi, diciamo, il risultato è stato un risultato catastrofico di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Lei ha parlato anche un po' di quelli che erano i partiti prima, una modifica sostanziale anche credo che si sia avvertita, insomma, una modifica sostanziale anche nella creazione, dei partiti, anche nel coinvolgimento, all'interno dei partiti dei cittadini, quindi diciamo anche magari dei giovani che volevano avvicinarsi alla politica. Ha un po' sconvolto, secondo lei, tutto quello che era il meccanismo della politica dell'epoca? Ma la politica è stata ridotta pressoché a zero, conta quasi più nulla. Oramai la politica si esprime attraverso slogan, e ha lasciato il posto all'elettoralismo. Non ci sono più partiti, ci sono organizzazioni elettorali, naturalmente con i sondaggi alla mano seguono gli andamenti del momento, quindi non hanno più alcuna funzione di indicazione, di direzione di marcia. La politica è pensiero, politica è visione dello sviluppo della società. La politica è qualcosa che serve per far evolvere una società, per risolvere i problemi nella direzione giusta. Quindi è qualcosa che si avvale in modo indispensabile della cultura, della riflessione politica, del pensiero politico. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, noi siamo veramente in una condizione di grande disagio, perché la politica è diventata, diciamo, prevalente nel migliore dei casi, amministrazione, con i tecnici che sono al governo, e meno male che ci sono loro, perché naturalmente perlomeno sanno dove mettere le mani e come far funzionare uno Stato che tra l'altro è uno Stato profondamente, diciamo, inefficiente, come sappiamo, ai livelli centrali e ai livelli locali. Ma se, quando non è amministrazione, non è nulla assoluto, è soltanto chiacchiericce, soltanto, come dire, liti da pollaio su argomenti secondari. Noi abbiamo un grosso problema oggi in Italia, che è l'energia. Arriviamo in ritardo. Questo sistema politico non è in condizioni di formulare, diciamo, una visione e una prospettiva e anche un insieme di atti che bisogna fare per uscire dalla crisi energetica. Per cui l'unica cosa che dicono è che dobbiamo naturalmente, chiedono e giustamente allo Stato un intervento per abbattere il costo delle bollette, ma questo si può fare una volta, due volte, tre volte, ma poi se essere dipendenti dalla Russia in questo modo così clamoroso, o anche da altri paesi per il nostro approvvigionamento energetico, noi siamo di serie C, di serie D, cioè se la nostra economia sarà sempre condizionata, perché se aumentano le materie prime andiamo in crisi, andiamo in difficoltà più degli altri paesi. Quindi il lavoro è un lavoro che riguarda, diciamo, una prospettiva a breve termine, riguarda il consolidamento dell'Europa, riguarda il consolidamento della democrazia, escludendo tutte le manifestazioni, diciamo, distorsive che oggi la caratterizzano e che sono tantissime. Il lavoro è quello di potenziare i diritti, ma di metterli in relazione ai doveri, quindi di fare appello alla responsabilità che sono individuali e sono collettive. Tutto questo chi lo fa? Nessuno. Tutti naturalmente a dire le cose gratuitamente,
gradite, quelle che secondo loro possono far aumentare il numero dei voti. È accaduto con i Novax, che sono una piccola minoranza, ma che sono diventati protagonisti del dibattito politico, essendo una piccola minoranza a fronte del 90-95% di cittadini intelligenti che si è andato a vaccinare. E quindi questa è la politica di oggi, cioè praticamente nulla. Il nulla, e naturalmente altri poteri poi intervengono e determinano, e sono i poteri finanziari, sono le grosse concentrazioni lobbistiche che determinano anche il nostro futuro. Quindi il cittadino oggi è più debole proprio per la mancanza della politica, che è una manifestazione democratica, è l'unica in grado di difendere chi non ha altri poteri, chi non ha altre tutele. E quindi il cittadino è quello che oggi paga più di tutti la mancanza di questa politica, che è avvenuta con la distruzione sistematica dei partiti, delle ideologie che andavano sostituite con idee non cancellate, sic et simpliciter, e che naturalmente oggi ci lasciano un campo assolutamente vuoto di prevalentemente chiacchiere vuote. Bene, in ultimo lei ha accennato un po' alla riforma della giustizia che si sta portando avanti. Le chiedo brevemente se secondo lei può essere un passo importante verso la modifica un po' di quelli che sono gli scenari emersi dopo Tangentopoli, oppure se è veramente timido e veramente un passo molto labile rispetto a quello che bisognerebbe fare. No, i referendum sono una cosa molto importante, perché la questione giustizia è una questione che va al di là del problema dei giudici, dei tribunali, delle cause interminabili che durano decenni e che pure diciamo, riguarda un aspetto importante, il servizio giustizia, il cittadino che aspetta 10-15 anni che diciamo, una sentenza gli dia torto ragione, eccetera. Ma quello che l'aspetto politico è ancora più importante, perché il referendum diciamo, tende a risolvere con il voto popolare, visto che non ci si riesce sul piano parlamentare, perché i magistrati sono una lobby potentissima, quindi intervengono, bloccano, frenano, minacciano, arrestano, indagano, incriminano, e quindi naturalmente in maniera spesso, spessissimo, strumentale, esagerano con un potere che è assolutamente svincolato da qualsiasi responsabilità. E quindi naturalmente i referendum intervengono per cercare di limitare, e quindi non sono referendum contro la magistratura, sono referendum a favore di una magistratura libera, indipendente dalla politica interna, come abbiamo saputo a Palamara, che praticamente il Consiglio Superiore e l'ordine giudiziario organizzato peggio di un sistema politico con 3, 4, 5 gruppi, partiti, correnti, eccetera. Quindi è un referendum per una magistratura libera, per una magistratura che dà forza a tutti quei magistrati che poi sono la maggioranza, che rifiutano la politica e che seguono in maniera assolutamente corretta diciamo, l'etica del loro ruolo, oltre che il loro lavoro, e nello stesso tempo per una giustizia giusta che eviti quello che accade sistematicamente, cioè che non solo sono condannati in moltissimi casi naturalmente persone innocenti, ma che spesso tutto questo diventa un danno irreversibile, perché i 3 gradi di giudizio sono molto lunghi e perché naturalmente ci sono poi delle conseguenze per l'imprenditore, per le famiglie, per i professionisti e naturalmente per i politici che incappano in questo tritacarne. Quindi il referendum tende a rimettere a posto questo equilibrio che è stato sfigurato da una manipolazione che dura ormai da 30 anni, una manipolazione di cui i media hanno avuto un ruolo nefasto. Io l'ho detto e lo ripeto, perché i media si sono sempre schierati dalla parte dell'accusa senza mai avere la capacità di dare un'informazione completa, e quindi i processi sono fatti sui giornali, in televisione, prima ancora che le carte fossero pronte per il rinvio a giudizio, per il dibattimento processuale del primo grado. E quindi queste anomalie, io penso che con il referendum potranno gradualmente essere ridotte, insieme naturalmente ai provvedimenti di riforma che la ministra Gatti posto in essere, o che spero siano approvati al Parlamento, rispetto grandi risse e grandi resistenze, sia su questi sia sui referendum, perché naturalmente i poteri forti della magistratura faranno di tutto per impedire che si raggiunga il quorum nei referendum. E quindi l'impegno democratico dei cittadini e
e degli esponenti politici democratici è proprio questo, di ottenere che invece si raggiunga il quorum con dei risultati che poi saranno quelli che la maggioranza dei cittadini determineranno.